fine. Qualche goccia di limone. Beh. Ok, adesso abbiamo anche il nostro secondo pezzo. In frigo fino alla cottura ci vorranno circa 4 ore. Eccoci qua amici, adesso abbiamo preparato il nostro barbecue. Abbiamo predisposto la cottura in diretta con i separatori laterali, un water pan con vino rosso e acqua. Disponiamo adesso i nostri esemplari. Li devo mettere così perché non mi stanno in piedi. 1 e 2. Bene, cottura 2 ore, circa 170-180 gradi, dato la consistenza della carne abbiamo complessivamente 4 kg di carne, quindi adesso chiudiamo e aspettiamo che si faccia il tutto. Bene amici, siamo a circa mezz'ora di cottura, abbiamo qui il nostro doppio esemplare di cartucciera per così chiamarla, stiamo affumicando con delle chips di melo. Nel frattempo, dato che ci vorranno ancora 1 ora e mezza, ammazziamo il nostro tempo con un buon brandy rosso, e così per anticipare il nostro sapore una ottima bruschetta con 'nduja. Guarda, inquadra qui. Questa è 'nduja calabrese, unica nel mondo. Buona vostra. Ok, tac. Nel frattempo qui sono in forno delle lasagne fatte da mia moglie, chiaramente. A dopo. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione di questa cottura, adesso andiamo a tagliare, quindi ad aprire questa preparazione di questo costato. Questa è la versione dolce. Tu hai già fame, aspetta. Tagliamo la legatura. Eccola qui. Ecco la presentazione. Fantastico. Andiamo a tagliare la tuna. Bene, siamo arrivati alla conclusione massima. Abbiamo adesso questo animale. Questo appunto è un costato arrotolato. Io inizialmente l'ho chiamato cartucciera, ma non ha niente a vedere con la vera cartucciera. È stata composta con 'nduja all'interno e altri aromi, mentre esternamente è stato conciato con lo Kitchen Devil della Tecal. Adesso andiamo anche per questo a togliere tutta la legatura. Ancora brucia. L'avremmo dovuto lasciare per altri 10 minuti, in modo che all'interno ancora il grasso cuoce la carne, ma la temperatura interna è buona, e andiamo a srotolare questo pezzo. Sai che mi serviva? Mamma mia.
sono, hanno fame. I vichinghi sono arrivati. Questa è tutta l'anduja che si è sciolta, bacche di ginepro, finocchietto, e chi ne vuole più ne mette. Andiamo al taglio, taglieremo soltanto qualche pezzo di costata, temperatura ottima, cottura uguale, ring smoke eccellente. Fenomenale. Eccellente. Bene, adesso io vado a mangiare. Ci vediamo alla prossima settimana, vediamo che cosa possiamo fare. Arrivederci. Chi si nasconde qui sotto? Eccola! Anna! Anna! Ciao!